Uomini e donne, puntata di oggi 7 dicembre, Teresa sceglie Andrea Del Corso? Secondo appuntamento del Trono Classico di UED. Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Stando al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, dopo la soap opera Una vita i telespettatori vedranno la seconda parte del Trono Classico. Uomini e donne, Luigi e i contrasti con Elisabetta. Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e donne, svelano che si partirà da Luigi. Lo scorso appuntamento Elisabetta era scoppiata in lacrime in seguito alle accuse fattele dagli opinionisti Gianni e Tina. Dopo qualche giorno, però, la corteggiatrice ha fatto registrare delle chiamate alla redazione di UED per poi farle ascoltare al Mastroianni. La giovane ha accusato gli autori del dating show di aver montato ad hoc le esterne per farla passare per antipatica. A quel punto il tronista siciliano decide di non voler più fare esterne con Elisabetta. Poi si parlerà di Irene che non sarà presente in studio. Ovviamente Luigi rimarrà deluso ma Sperti gli ricorderà che è stato lui ad eliminarla. Uomini e donne, Teresa Langella e i suoi corteggiatori. Gli spoiler su Uomini e donne, rivelano che si passerà a parlare di Teresa. Per quest'ultima scenderanno dei nuovi ragazzi ma la tronista ne terrà uno solo, Kevin. Poi si parlerà di Andrea Del Corso. Il corteggiatore dopo lo scorso appuntamento ha chiesto di vedere la Langella, si è scusato e si è dichiarato a lei. Antonio Morricone ha chiesto anche lui di vedere la tronista. I due cercheranno in tutti i modi di chiarirsi, lei gli dirà che può tornare in studio. Teresa, inoltre, ha chiamato Luca, dicendosi dispiaciuta per non averlo visto in puntata. Lei gli chiede di tornare, lui non le dà certezze ma alla fine viene in puntata. Infine sarà il turno di Ivan che ha portato in esterna due corteggiatrici ma viene mandata in onda solo quella con Jennifer. I due vanno a cavallo, poi si abbracciano. Il Gonzalez chiederà a Sonia di essere più attiva, la corteggiatrice, però, dirà di essere molto timida.